Dunque, il mio personaggio si chiama Franco ed è il personaggio scomodo della storia, perché in realtà diciamo che presuntuosamente mi sento di vestire i panni dell'autore. L'autore attraverso questo Franco ha voluto portare il suo pensiero sull'argomento, però ovviamente con un escamotage drammaturgico lo ha voluto fare in una maniera non così, posso dire corretta come lo avrebbe fatto nella vita, ma in una maniera decisamente scorretta, perché Franco è un personaggio scomodo, perché è un personaggio duro, è un personaggio spigoloso, è un personaggio volontariamente molesto, molesto nel senso che vuole mettere a nudo e a crudo le debolezze, le meschinità, le fragilità di questi altri suoi, diciamo, convitati a questa cena, che sono sua moglie e i due genitori dell'altro ragazzo, perché vede in loro tutto quello che in realtà non dovrebbe esserci in una.